Nel campo dei ribelli si è consumata una delle tante storie, di quelle, per capirci, a cui ci sentiamo legati istintivamente. È una parte nascosta della vecchia Europa di mezzo. Si parla di uomini che non vollero abdicare, nonostante gli eventi irreversibili, al loro mondo, alla loro fede, ai loro valori. È una delle tante storie dei vinti di ogni tempo e sotto ogni bandiera. Probabilmente nessuno di questi uomini era fino in fondo cosciente di ciò che stava accadendo, ma sappiamo che chi vive la storia in prima persona è quasi sempre straordinariamente incosciente. Videro il più delle volte cittadini, borghesi e soldati muoversi contro di loro. Sentirono parlare di un'ideologia liberatrice che in nome del progresso e della ragione avrebbe poi cancellato a colpi di cannone e di baionetta quel poco che rimaneva del vecchio mondo, ovvero la semplicità. Importante è per noi non cercare di riproporre in chiave nostalgica e restauratrice i modelli sociali e politici di questi uomini, ma riscoprire la bellezza delle loro figure, il significato del loro gesto, entrare nell'avventura e rivivere il sogno che ne animò la rivolta. Un tempo Doshan si era battuto in nome degli dei e delle fate, dei poeti e dei maghi, contro la gente di città che aveva stabilito, nella sua superbia e presunzione, che queste cose vecchie come il mondo sarebbero perite insieme con il re. Il re non era morto solo, a lui avevano tagliato la testa e ora uccidevano gli dei a colpi di cannone. Bruciavano le chiese, davano la caccia ai sacerdoti, incendiavano le messi, inseguivano i contadini braccandoli come selvaggina.